facciamo un calendario per ordine cronologico citando tutte le attività che si svolgono sul nostro territorio per ordine appunto cronologico, le attività che interessano al pubblico, non quelle private certamente. E questa cosa Vinove è particolarmente gradita perché noi abbiamo il paese che è distribuito in vari villaggi, è abbastanza sparso, per cui tanti villaggi mi dicono: se non avessimo il vostro calendario noi non sappiamo nemmeno che cosa succede a Vinove Centro. Lo andiamo a attaccare appunto in 50 punti. Un'altra attività che facciamo, insegniamo ai vecchietti della nostra età come funziona lo smartphone. Abbiamo fatto una convenzione con un istituto tecnico di comunicazione e ci mandano dei ragazzi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, ci mandano dei ragazzi un'ora e mezza al pomeriggio del venerdì e facciamo una lezione individuale, cioè ognuno arriva col suo telefonino e dice: io non sono capace a mandare le foto, io non sono capace a fare questo. E questi ragazzi, che devo dire, mi sono ricreduta, sono veramente bravi, insegnano, ma con molta tranquillità e con molta così educazione, come si fanno queste cose, danno anche il tempo di scrivere in maniera che quando arriviamo a casa ci ricordiamo. Abbiamo tutti nipoti o figli che sanno fare le cose, ma io non so gli altri, ma i nostri hanno sempre fretta, non hanno mai tempo di insegnarci. E questa cosa qui ce l'abbiamo adesso in convenzione tutti i venerdì da adesso fino al mese di aprile.